Buongiorno, buongiorno e buon 7 dicembre, buon lunedì 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, patrono di Milano, auguri a tutti i milanesi, auguri a tutti i milanesi. È stato un Milan di lotta e di comando, ho titolato, di lotta perché non è stato un Milan spettacolare dai grandi risvolti tecnici. È stato un Milan che ha usato altre caratteristiche per vincere contro la Sampdoria 2-1. Ricordiamo la rete su rigore di Kessié e ricordiamo anche il gol molto bello di Castiglieco. Dopo una bella azione, Auge, Rebic, Castiglieco. È un Milan dunque che ha usato le armi dello spirito di sacrificio, della concentrazione, della voglia di vincere, tutte caratteristiche che mi dovrebbero in queste belle pagelle far sì che io dia 8 a tutti. Allora, chiariamoci subito. Se io vado a vedere lo spirito di sacrificio, la voglia di soffrire, la voglia di portare a casa il risultato, tutti i giocatori meritano 8. E si sono uniti a centrocampo per l'urlo liberatorio alla fine della partita. E vi mando l'immagine. Ecco l'immagine dell'urlo liberatorio alla fine della partita. Ma dato che devo dare dei giudizi tecnici sui giocatori, ecco che i voti cambiano. Se no è 8 per tutti. Quindi non vado ogni volta a dire sì però sul piano del. Donnarumma 7. È riuscito quasi a salvare anche il gol della Sampdoria, il tiro di Ekdal, gattonando sulla linea, ma non è riuscito a tenerlo. Ma era stato protagonista già all'inizio della partita, ancora sullo 0-0, salvando con un balzo felino da ghepardo del Serengeti una palla che si stava infilando sotto la traversa. Un grande 7 per Donnarumma, che mette sempre la sua griff a ogni partita. Calabria tra il 6 e il 7, ecco, ci sono i voti, esiste anche tra il 6 e il 7, quindi è un voto che è superiore a 6 e mezzo, tra il 6 e il 7 è superiore a 6 e mezzo, non è 7 perché ci sono state due o tre passaggi, due o tre sbavature, se no avrebbe preso 7, avrebbe preso 7 e mezzo e non l'ha preso per colpa di Rebic, una fuga spalla contro spalla come un centometrista. Lo ha visto superare l'avversario, mettere in mezzo un pallone delizioso. Siamo verso la fine della partita e Rebic non è riuscito a concretizzarlo. E non è quindi colpa di Calabria non aver preso un grande voto, ma demerito di un suo compagno. Grande prestazione comunque. Bella prestazione anche dei due centrali. Do mezzo voto in più, 6 e mezzo Gabbia, 7 Romagnoli, perché Romagnoli era stato il giocatore che nelle ultime settimane era stato sotto il mirino della critica e invece ha giocato una partita da capitano, da leader della difesa, guidando bene Gabbia, sporcando dei palloni, sempre preciso di testa, una grande prestazione, bravo Alessio, bravo capitano, bravo Tempesta Solare. Matteo Gabbia l'ha seguito bene, 6 e mezzo, ha sbagliato pochissimo anche lui e allora sapete che cosa vi dico, 7 a 1 e tra il 6 e il 7 anche Gabbia. Un 6 e mezzo per Theo Hernandez che sta giocando molto bene in fase difensiva, si è portato avanti due o tre volte vedendo Marassi siamo proprio sul campo, abbiamo apprezzato anche i movimenti come voleva Pioli di stare dentro il campo, di allargare quando doveva, una bella prestazione anche da parte di Theo Hernandez. Ha detto una volta un cronista, togliamo Ibrahimovic, se non c'è Ibrahimovic, spesso migliore in campo, il migliore in campo sempre è Kessié. Anche oggi migliore in campo, 7 e mezzo. Calcia il rigore molto bene, tiro centrale invece di cercare un angolo a destra, un angolo sinistro, non sbaglia, la mette lì bella morbida e il portiere si era tuffato prima. Quindi una prestazione condizionata, poteva essere condizionata da una ammonizione dopo 5 minuti e invece il presidente ha giocato in maniera superba dovunque. Signori, è uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Ma come ti ripeti? No, perché magari qualcuno non l'ha capito, che sì oggi è uno dei migliori centrocampisti d'Europa.
Tonali mi è piaciuto. Ha commesso i soliti due o tre errori anche un po' gravi perché potevano permettere delle ripartenze. Ma oggi mi ha incominciato a emozionare, ha incominciato a essere presente. Sicuramente la miglior prestazione, presente, ha rubato due o tre palloni, ha dato un bel pallone a un compagno. Tonali, incominciamo a esserci. Sandro, incominciamo a esserci. Sandro, incominciamo a esserci. E veniamo al reparto d'attacco. Selemaker 6, ha giocato un tempo da 7, il secondo forse da 5, e quindi mi sembra che il voto giusto sia 6. Sempre presente, sempre bravo a seguire gli avversari, a riproporsi, qualche buona finta. Secondo tempo è un po' scomparso, sbagliando anche tecnicamente, forse ha risentito magari di una non speciale, bellissima condizione fisica. Sei anche a Çalhanoğlu, è forse il giocatore più stanco, perché quello che corre di più è quello che si danna l'anima per poter aiutare i compagni. Sul piano della qualità ha fatto un po' fatica, e sul piano della quantità nel secondo tempo, soprattutto pur correndo, perché Çalhanoğlu a livello di impegno è sempre massimale, regala sempre degli impegni massimali, però poteva nel secondo tempo magari dare qualcosa in più, ma proprio sul piano della stanchezza non ce l'ha proprio fatta. Brian Diaz, gli diamo un 6 di stima. Ha sbagliato un tiro non difficile di interno sinistro, soprattutto in un 4 contro 2 ha sbagliato l'opzione, ha ritardato un attimo, ha fatto fatica, non è riuscito mai a liberarsi dalle maglie della difesa, e il fatto che io gli abbia dato 6 di stima è una conferma, mi viene confermato l'esattezza, la giustezza del mio voto dal fatto che l'ha tolto dopo il primo tempo Pioli, l'ha visto in difficoltà e ha messo Aude. Dopo veniamo ai giocatori che sono subentrati, do un bel 7, avete capito bene, 7 a Rebic. Vedendolo di dal campo ha corso tutta la partita, ha inseguito, ha tentato il tiro ed è stato deviato, un tiro a colpo sicuro, poi prende un palo cercando di superare l'avversario recuperando un pallone complicatissimo con la grazia della sua tecnica, ha messo in mezzo il pallone che ha permesso a Castiglieco di segnare il gol del 2-0. Rebic è un giocatore visto da vicino, così ancora più da vicino, un giocatore straordinario che corre, che dà tutto, di grande animo. E quindi il 7 lo merita pienamente, è un giocatore completamente dentro al progetto, la voglia, e aspettiamo solo che realizzi un gol, così si libera da questo peso, lo aiuterà, speriamo, Ibrahimovic domenica prossima. Veniamo a Castiglieco, 7, è entrato e ha segnato un gol molto bello, era entrato da pochissimi secondi, complimenti a Casti, giocatore che in questo momento potrebbe dare qualcosa in più di Selemakers, secondo me. Krunic senza voto è entrato nel finale e mi sembra giusto dunque dare poi come conclusione anche Auge. A 6 oggi ha fatto un po' fatica, ma ha dato il là all'azione che ha permesso poi al Milan di realizzare appunto il gol del 2-0. Quindi chiudiamo come sempre, come tradizione, con Pioli, 7, la squadra lo sta seguendo sempre, lo abbiamo visto forse per la prima volta andare a abbracciare Castiglieco dopo il gol, ormai si sta divertendo e il Milan lo sta seguendo in maniera continua. Oggi è stato, ripeto, un Milan della grinta, un Milan della voglia di soffrire, non un Milan della tecnica o dello spettacolo, è un'altra faccia importante perché rimanga oltre che un Milan di lotta, ma soprattutto sia ancora un Milan di comando. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.